Cronache digitali. Informazione e formazione sulla cyber security. Per non addetti ai lavori. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla 14ª puntata del podcast Cyber Security per Tutti. Oggi prendo spunto da una notizia che ormai in maniera quasi ricorrente ritorna su alcuni siti, su alcune testate online, ovvero quella che ci dice che le reti telefoniche 4G non sono sicure e quindi è possibile sfruttare una vulnerabilità per ascoltare le nostre telefonate e intercettare messaggi e tutto quanto noi trasmettiamo col nostro smartphone. Prendo spunto da questa notizia per un ragionamento più ampio, che è il seguente. Spesso quando ci troviamo di fronte a notizie di questo tipo, dobbiamo cercare sempre anche di valutarne il reale impatto nella nostra vita quotidiana, perché se da un lato è vero che le reti 4G, e dopo vi racconterò come, hanno comunque alcune vulnerabilità che possono essere sfruttate, la probabilità che ciò avvenga avvenga per qualcuno di noi è veramente molto remota. Perché vi dico questo? Perché per portare a termine un attacco di questo tipo bisogna sfruttare una vulnerabilità delle reti 4G che necessita un'apparecchiatura, un equipaggiamento molto costoso e molto difficile da mettere in campo. Inoltre, un'altra condizione per poter portare sempre a termine un attacco di questo tipo è che l'attaccante, quindi il criminale, sia comunque nelle vicinanze del proprio bersaglio. Queste sono condizioni necessarie e richiedono appunto un investimento in termini di tempo, di persone e di apparecchiature comunque ingente. Ecco, vediamo adesso non troppo nel dettaglio, ma cerchiamo di capire come funziona questa vulnerabilità che permetterebbe a un criminale informatico di poter intercettare quanto noi trasmettiamo con il nostro smartphone. Allora, il tipo di attacco è stato battezzato con il nome di Alter Attack. In sostanza è un attacco di tipo man in the middle, ovvero il criminale informatico in pratica si intromette, possiamo dire, tra il nostro dispositivo mobile e il ripetitore, la stazione base radiomobile del gestore di telefonia. Come fa a svolgere questa operazione? Con un'apparecchiatura particolare che in sostanza simula un ripetitore radio e quindi, diciamo, inganna il nostro dispositivo, il nostro smartphone, facendo sì che il nostro dispositivo si colleghi a questo finto ponte radio, che poi permette al telefonino di accedere al ponte radio reale. Così facendo, cosa succede? Tutto quello che noi trasmettiamo, voce e dati, passano in pratica attraverso questa apparecchiatura che poi li rilancia sul ripetitore reale e quindi permette appunto di raccogliere le informazioni che noi stiamo trasmettendo. Come già vi ho anticipato prima, però, per poter svolgere questo attacco due sono le condizioni importanti. La prima è essere in grado di avere un'apparecchiatura di questo tipo, che ha un costo non da poco, ed essere anche in grado di utilizzarla tecnicamente. Secondo, dobbiamo, dal punto di vista logistico, essere comunque vicini al bersaglio e quindi fare in modo che il telefonino appunto si possa agganciare alla nostra stazione radiobase finta, per intenderci. Ora, come già vi raccontavo prima, è un attacco che si può mettere in atto, ma come potete ben capire è di norma riservato a bersagli che hanno un'importante valenza, come potrebbero essere ad esempio capi di Stato, come potrebbero essere persone che hanno contatti ad altissimo livello anche internazionale, che ricoprono ruoli strategici in una nazione piuttosto che all'interno di un'industria o di un'azienda. È molto 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 difficile, è un'ipotesi remota che qualcuno di noi possa rimanere vittima di un attacco di questo tipo. Quindi
niente paura, le reti 4G hanno delle vulnerabilità, ma allo stato dell'arte ci danno una sicurezza nella trasmissione e nell'utilizzo quotidiano dei nostri dispositivi che è più che sufficiente, diciamo, per l'utenza normale. Quindi verifichiamo sempre e confrontiamoci anche aderendo al gruppo, ad esempio al gruppo Telegram che abbiamo creato, lo trovate cercandolo come Cronache Digitali Cyber Security per Tutti. Quindi se avete un dubbio, se leggete notizie allarmanti che vi creano confusione e dubbi, non esitate a chiedere informazioni a chi magari è un po' più esperto per poter rassicurarvi o comunque poter prendere le giuste contromisure. Io con questo vi saluto e alla prossima puntata. Ciao!